Darei la parola allora a Puri Mamedai, Università di Alberta, Canada, strategie per mitigare gli effetti avversi dell'endorfina tra Xi Shukao. Un applauso a Pino Previ. Di endotossina non farà altro che aumentare, ecco perché la freccia è verso l'alto,
Vedete che queste endotossine poi possono generare o evolvere in tante diverse patologie. Ora qui sotto avete la laminite, qui vi ho messo appunto la Tomaso che si sposta appunto a sinistra, avete la febbre del latte, piuttosto che la DCS, e ancora una volta la presenza di grasso nel fegato. Sopra avete la chetosi, e qui tutto quanto il problema dell'infertilità, la mastite su in alto a sinistra, sopra ho messo appunto la risezione placentare e ancora una volta le dita. Allora, è molto molto difficile spiegare tutto il sistema, lo vedete, è molto complicato, quindi non vi rubo tempo. Però ripeto, se volete leggere qualcosa in più, fate riferimento a un bellissimo review, secondo me, una bella revisione sul Journal of Neuroscience nel 2016, l'anno scorso. Allora, in questa slide vedete le tre fonti principali di cui volevo parlare. Ripeto, vi parlo veramente delle principali, appunto, delle fonti di endotossine, perché ci potrebbero essere appunto delle endotossine che arrivano anche dalla ghiandola mammaria, dal tratto gastrointestinale, dal nutro, ripeto. Si può trattare anche dei polmoni infetti, ma diverse altre aree del corpo dell'animale. Bene, allora in questo studio del 2008, che ormai è qualche anno, come vedete abbiamo osservato quindi la reazione delle vacche da latte alimentandone con orzo in diverse percentuali. Abbiamo da 0 al 15%, poi 30%, fisso al 45%. Allora, lo vedete appunto qui, allora guardate la differenza, 30% e poi 45%, a livello di LPS e poi ovviamente anche le tossine nel fluido. Allora vedete che c'è stato un aumento, pensate, di 16 volte, faccio riferimento ovviamente al livello di endotossine con la linea lassù in alto, quando appunto diamo questa reazione con il 45% di orzo. Allora, domanda, se le endotossine allora sono nel rumine, allora queste stesse endotossine possono essere trasferite fisicamente tramite appunto il rumine del colon? Cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo realizzato, proprio per rispondere a questa domanda, uno studio. Abbiamo utilizzato questo tipo di camera molto l'assi. Esatto, uno studio basato su queste camere dette di assi. Cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo raccolto quindi dei campioni di rumine e di colon. Lo vedete appunto qui sotto, abbiamo poi realizzato questa preparazione, abbiamo utilizzato questo materiale in questa camera di assi. Allora, abbiamo in questo caso testato tre diversi livelli di pH, lo vedete, 4,5, 5,5, 6,5. Allora, perché questi tre diversi livelli di pH? Allora, beh, perché abbiamo un pH normale di albumine, 6,5, questo invece è acidosi subacuta, sempre di albumine, ovviamente, e qui invece avremmo un'acidosi decisamente acuta se passassimo a 4,5. Allora, lo ripeto, è R come albumine. Sono Andrea Arturo. Qui avete la permeabilità delle endotossine attraverso tramite il rumine. In questo caso vedete abbiamo scoperto che non c'era un collegamento diretto col livello di pH. In effetti, se l'endotossina è presente appunto nel rumine, questa è persistente, rimane. Abbiamo utilizzato allora un altro campione, quindi il tessuto di colon, in questo caso di Nanzi, di nuovo tre diversi livelli di pH. In questo caso proprio gli stessi motivi. Vediamo fondamentalmente la stessa reazione, quindi permeabilità che fondamentalmente non era collegata direttamente a livello di pH. Però come è possibile vedere qui su questo asse verticale? Guardate la velocità, meglio ancora la quantità di ET, cioè di endotossine, quella che viene trasportata attraverso il colon. Vedete, siamo attorno a 200, però vedete che invece prima per il rumine eravamo a 400 passa. Questo vuol dire quindi che il rumine, se volete, ci aiuta, come dire, due volte in più a far attraversare la sostanza, due volte più permeabile. Abbiamo realizzato questo studio sul rapporto che c'è tra il pH e il rumine, ripeto, da una parte che trovate sotto, e in verticale trovate invece quelle che sono le endotossine nel rumine stesso. Quindi con un pH di rumine che diventa sempre più basso, quindi acidico,
ecco che c'è un aumento di livello di endotossine. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente il livello di acidità di acqua ha una ripercussione diretta sulla vita dei batteri gram negativi. Quindi pH uccide parte di questi batteri, per cui vengono liberate e rilasciate le endotossine. Quindi a parte l'oreodomino abbiamo notato, abbiamo studiato quindi l'effetto sulla ghiandola mammaria come fonte di ET. Allora, è stata una ricerca condotta in questo caso da degli altri specialisti, vedete qui la citazione sotto, e sulla base di questi studi vedete che nel caso appunto di mastite cancrinosa è stata constatata una concentrazione di questo aumento, lo vedete, del LPS nel plasma 18 volte superiore rispetto al livello normale. Dopodiché, se voi infondete, quindi somministrate all'utero mammario le stesse LPS, vedete quello che succede dell'LPS nel plasma, in questo caso un aumento da 5 volte a 13 volte, qui c'è il nome dell'autore e l'anno di pubblicazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche la ghiandola mammaria può essere una fonte di endotossine. Altro paper interessante, questo di diversi anni fa, cosa ci indica? Guardate, durante l'infezione da gram negative della ghiandola mammaria, qui avete i quattro casi, quindi in entrambi questi casi che vi ho cercato la quantità di endotossine esplode sia nel latte sia nel plasma. Che succede adesso allora alle endotossine lungo il tratto G, gastrointestinale? Allora succede quanto segue, abbiamo tre percorsi, tre vie. Allora, quando noi ad esempio sovralimentiamo con cereali, oppure quando abbiamo delle diete molto ricche di oli e o di grassi. In questo caso i batteri gram negativi cominciano a liberare, cioè a rilasciare queste tossine. E queste stesse tossine potrebbero crescere, attraversare tutto il sistema linfatico e poi arrivano quindi al linfonodo e a livello dei macrofagi. Qui vanno quindi a togliere le endotossine dalla circolazione. Ed ecco quello che vanno ad attivare, quindi il rilascio di citochine e di interleuchine. Questo è stato appunto spiegato un attimo fa. Allora, ancora una volta, le citochine entrano appunto nel sistema ematico. Dopodiché, seconda via, secondo pathway, in questo caso si fa riferimento alla vena portale. Allora, le endotossine cosa fanno? Arrivano fino al fegato e vengono, come dire, assorbite, attaccate nei macrofagi locali. Sono appunto anche le cellule di Kupfer, così le chiamiamo. In questo caso quindi vengono legate alle tossine e anche in questo caso c'è rilascio di citochine e di interleuchine che vedete qui. Le stesse citochine allora vanno indurre le cellule del fegato, le epatociti. E in questo caso vanno a produrre le APP, quindi le proteine di fase acuta. Le vedete appunto qui, quindi la SAA, vedete quindi l'antaglobina, vedete la proteina che si lega con i lipopolisaccaridi e sotto la proteina C reattiva. C'è anche un terzo pathway che possiamo prendere in esame. Le endotossine quindi potrebbero sfuggire e bypassare fisicamente il fegato. Dopodiché si vanno quindi a legare con l'HDL. In questo caso potreste avere lo stesso tipo di legame ma con l'LDL. Dopodiché vengono subito rientrate, quindi assorbite dal fegato. Questo perché appunto le endotossine sono molto tossiche. E quindi andando a rimuovere queste lipoproteine che sono molto molto ricche in trigliceridi, succede che si accumulano appunto i grassi nel fegato. In questo caso quindi queste stesse endotossine possono essere rimosse anche dal latte, che sarebbe tessuto adiposo bianco. Questo succede perché le endotossine, ripeto, essendo molto tossiche, appunto a causa di questa tossicità, vengono rimosse molto molto velocemente dalla circolazione. Potrebbero addirittura arrivare fino al cervello e generare delle patologie al cervello. Quindi come è possibile vedere qui? Queste tessuto di coso bianco, guate, molto molto ricco di macrofagi. Questi stessi macrofagi vanno a rimuovere le endotossine e rilasciano però le citochine. Ora
termine scopo, appunto le barche obese, ma anche le barche sui mari obesi, abbiamo una o hanno un'infiammazione cronica. Però sono due le vie, un pathway. Quando le endotossine entrano appunto nel sistema o nella circolazione sistemica. Prima la bio pathway dei macrofagi, l'altro è quello appunto delle lipoproteine. Quindi le endotossine arrivano dal glutine piuttosto che la ghiandola mammaria o tratto gastrointestinale, sono in forma di monomero. Se una concentrazione normale appunto di queste sostanze nel sangue, succederà che il calcio va a creare degli aggregati, e sapete che le endotossine sono molto negativamente caricate. Questo vuol dire quindi che si legano invece con chi è caricato positivamente. Dopodiché succede quindi che questi grossi elementi sono degli aggregati appunto, vengono quindi presi in esame dai macrofagi piuttosto che dalle cellule di Kupfer e vanno addirittura infiammazione. Ora sapete che le stesse endotossine però potrebbero far aumentare le quantità di GC, cioè di glucocorticoidi. Sapete che i glucocorticoidi vanno a sopprimere quindi i fattori complementari e vedete anche le immunoglobuline, sia la M che la G. Questo è veramente molto importante affinché i macrofagi appunto possano effettuare questa azione di rimozione. Dopodiché invece il secondo percorso, il pathway delle lipoproteine, LP, funziona in questo modo. Quando la quantità di endotossine, appunto nel sangue, la quantità molto elevata, succede che le stesse lipoproteine entrano in gioco. Qui vedete dei monomeri ed è per questo che il calcio di nuovo ha un ruolo fondamentale. Questo vuol dire che tutti quanti noi, lo sapete, pensiamo sempre appunto al basso livello di calcio, all'ipocalcemia in periparto. Però, attenzione, non è una carenza questa, è proprio una rimozione, una asportazione dalla circolazione. Questo infatti vuol dire che il basso livello di calcio rende possibile il fatto che questi aggregati di endotossine possano essere convertiti appunto in forme monomeriche. Vedete quindi che la stessa LDP, proteina che si lega con il DLBS piuttosto che questa molecola che vi faccio vedere, insieme riescono a trasportare le endotossine fino quindi a queste, trasformandole quindi in fase acuta. Quindi vedete che normalmente queste sostanze SAA si basano su questo che ho appena accerchiato, evidenziato. Quindi questa A, lipoproteina 1, vedete, viene rilasciata qui all'80% circa. Questa APOA1 è sostituita dalla SAA. Questa è per questo che parliamo di fase acuta. Proprio perché l'emofita qui è di 3 ore. D'altra parte invece abbiamo 3 o 4 giorni. Quindi ripeto, questa sostanza è rimossa molto velocemente dai recettori di questo tipo di ipoproteina. Tutto questo poi viene lasciato all'interno, quindi dell'addome, sempre a sua volta all'interno del o lungo il tratto gastrointestinale. Per quanto riguarda qui la stessa APO, viene rilasciata all'interno dei kidney, finisce nelle rene, finisce nell'urina. Allora, dopo questo papello introduttivo, vi vorrei attirare la vostra attenzione su quelli che sono i lavori di ricerca che abbiamo effettuato noi in università per evitare questi effetti negativi delle stesse endotossine. Allora, dalla parte quindi una tipologia per la lavorazione e la trasformazione dell'orzo e, come dicevo prima, un vaccino orale. Per quanto riguarda la prima parte, quindi dare molti cereali nella reazione potrebbe essere associata appunto ad infiammazione. Quindi questo vuol dire che queste elevate quantità di cereali appunto
sono associati direttamente con l'aumento dei livelli di endotossine nel fluido luminare. E di nuovo delle diete che prevedono un'elevata percentuale di cereali sono associate ad elevati livelli nel sangue di SA, di proteina C-reattiva e di LDP. Ora, come vi ho fatto vedere prima, il fatto di dare molto orzo in questo esame, vedete la ripercussione sull'LPS, lo vedete quindi aumenta lo stesso LPS a livello luminare. Allora, abbiamo lo stesso discorso di aumento dell'SAA, abbiamo un aumento della stessa proteina C-reattiva, guardate voi stessi quanto. Stesso discorso della proteina che si lega con gli LDP. Allora, nello sviluppare questa tecnologia di lavorazione dei cereali, abbiamo preso l'esame anche l'orzo. Abbiamo fatto riferimento a una soluzione particolare di acido lattico. Quindi abbiamo utilizzato quindi questa soluzione, ma abbiamo anche trattato le mani con il calore. In questo caso 55 gradi. Allora, in questo caso, quindi, quando alimentate con questa soluzione contenente acido lattico, vedete che la quantità di endotossine nel lumine non aumenta come quando utilizziamo l'altro trattamento, quindi quello con l'acqua. Questa tecnologia quindi cosa fa? È in grado di evitare questo picco, cioè l'aumento di endotossine a livello luminare. Tra l'altro abbiamo già pubblicato 3 o 4 paper su questo fenomeno. Allora, non mi vado a spiegare tutto, se volete vi invito appunto a leggere questi paper di Iqbal. Allora, quando abbiamo trattato quindi l'orzo con calore e acido lattico, è successo che siamo riusciti ad aumentare quindi l'amido resistente, è l'amido praticamente che evita, cioè che bypassa il lumine. Addirittura abbiamo aumentato questa capacità del 24%. Siamo riusciti anche a far abbassare la quantità di endotossine nel fluido luminale. Vedete, abbiamo abbassato anche la concentrazione appunto della globulina. E poi abbiamo anche tante diverse altre conseguenze, però appunto non abbiamo il tempo questa mattina, quindi tralascio i dettagli di quest'altro fenomeno. Dunque, questa tecnologia può essere utilizzata come una soluzione per evitare il rilascio di endotossine e conseguentemente l'infiammazione all'interno appunto dei nostri animali. Allora, concentriamoci adesso sulla seconda parte. Almeno di questo punto, quindi vaccinazione cellulare. Cosa abbiamo fatto allora per almeno potenzialmente evitare gli effetti negativi delle endotossine? Abbiamo sviluppato quindi un vaccino. Allora, il motivo per il quale abbiamo sviluppato questo vaccino, guarda, voi sapete che le endotossine, come dicevo, arrivano sotto forma di varie presentazioni. Quindi arrivano dalla glandola mammaria, dall'utero, dal rumine. Ora ci siamo detti, bene, se noi andiamo ad aumentare il livello di immunità, quello della mucosa, allora probabilmente riusciremo quindi a far sì che le endotossine potranno non entrare nella circolazione sistemica. Allora, molto molto rapidamente, perché il collega precedente ha fatto un eccellente lavoro a riguardo, vi posso dare appunto il razionale per il vaccino, quindi facciamo riferimento all'acido teicoico e all'LPS. Questi fanno parte appunto della membrana, quindi dei gram negativi e dei gram positivi. Questo vuol dire che proteggono i batteri dall'ambiente, però possono o morire o crescere molto molto velocemente appunto a seconda dell'effetto di questo acido. Ora, ci sono anche delle protezioni biologiche che riguardano questi batteri, e c'è una vera e propria guerra tra batteri. Quindi combattono uno contro l'altro, per cui rilasciano le endotossine. Trovate anche le endotossine nel fluido luminale proprio perché questi batteri combattono per il cibo e per lo spazio. Allora, qual è la filosofia?
divided because of the immunization. Allora, cosa c'è dietro questa immunizzazione mucosale? Allora, se presentate un antigene nel cavo orale, sarà possibile proteggere il tratto gastrointestinale, le ghiandole salivari e anche le ghiandole mammarie. Se lo presentate invece a livello nasale, andrete a forse poter proteggere quindi il tratto respiratorio superiore e inferiore. Se invece andate ad introdurre in intravaginale, avete protezione solo del tratto genitale. Bene, quindi questo è il primissimo studio che abbiamo condotto. L'abbiamo fatto per valutare la risposta immunologica e anche il suo stato di salute di somministrazione endovenosa o di immunizzazione orale ripetuta. Esatto, immunizzazione orale o somministrazione intravenosa con delle dosi in aumento di LPS, dosi incrementali, questo 2 settimane prima e 1 settimana dopo il parto. Cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo preso in esame allora, 32 giovani mazze vicino al parto e dopo le abbiamo suddivise in sottogruppi, 2 sottogruppi. Allora, uno con LPS orale piuttosto che soluzione salina, quindi il gruppo di controllo. Poi l'altro gruppo invece con LPS endovena o di nuovo soluzione salina. Allora abbiamo somministrato l'endotossina con delle dosi in aumento. Come vedete 0,01 microgrammi, poi 0,05, sono passati poi a 0,1, sono 7 microgrammi di PW, di peso corporeo. L'abbiamo fatto oggi nel giorno 1 e 3 di ogni settimana. Abbiamo quindi prelevato i vari campioni di sangue, 2 volte a settimana, abbiamo realizzato moltissime misurazioni, vi presento solamente alcune di queste misurazioni. Allora, abbiamo misurato, lo vedete, anche i metaboliti e poi sotto i minerali. Vi faccio un esempio, per quanto riguarda l'LPS orale. Allora, qui siamo alla prima settimana, giorno 1, settimana 2 giorno 1, settimana 3 giorno 1 e poi la settimana 4, 5, 6. Ora guardate, l'SA appunto, lo vedete, c'è stato un aumento qui e anche qui, quindi 2 picchi. Qui trovate ovviamente l'LPS orale, quando abbiamo introdotto l'LPS orale? Quando invece l'abbiamo introdotto in endovena, quindi EU, lo vedete, non c'è stata fondamentalmente differenza fra l'LPS e la soluzione salina. Sembra quasi quindi che ci sia importanza a livello di protezione sulla mucosa che non a livello sanguigno. Allora, quando invece abbiamo misurato lo stesso proteina che si lega con gli LVP, vedete che l'LPS orale si è abbassato e se fate riferimento quindi al gruppo di controllo, come vedete qui, c'è questa differenza. Qui vedete subito post parto. Mi sembra questa essere una buona risposta. Proprio perché gli ipopolisaccaridi aumentano quando c'è presenza di endotossine nel sangue. Questo vuol dire quindi che l'LPS orale evita appunto il fatto che lo stesso LPS si trasferisca nel sangue. Quando invece abbiamo introdotto l'LPS a livello endovenoso, ecco quello che succede, quindi LPS più basso rispetto al gruppo di controllo. Quindi per una volta vedete la linea sotto, cosa sta a significare? Sta a significare che l'LVP e l'LPS sono stati rimossi dai macrofagi molto rapidamente. Per quanto riguarda poi invece l'alta globina, quando abbiamo somministrato l'LPS appunto a livello orale, vedete che non c'è stata differenza tra i due gruppi. Quando invece l'LPS è stato iniettato appunto in endovena, vedete allora che l'alta globina si comporta in modo diverso, qui c'è un picco più alta. Quindi sembra quindi che questa alta globina sia un ottimo biomarker, in modo particolare quando l'LPS è trasferito nel sangue. Allora qui invece facciamo riferimento al NEFA, quindi all'acido grasso non esterificato.
nel momento in cui appunto è stato somministrato e ADPS solamente. Allora, vedete appunto la linea tratteggiata molto più bassa, in questo caso quindi sono molto più bassi. È molto importante questo test, vedete, perché nelle vacche post-parto questi stessi NEFA aumentano sempre e sono associati quindi alla presenza di grasso nel fegato. Quindi una volta se io abbasso il NEFA vuol dire che abbasso l'incidenza appunto di casi in cui troviamo grasso nel fegato. Allora, quando somministriamo l'LPS, ripeto, in endovena, lo vedete, non c'è stato impatto diretto sui NEFA. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'LPS non si ripercuote direttamente sui NEFA, ma magari lo fa indirettamente tramite diverse molecole. Ad esempio come il fattore di necrosi tumorale. L'LPS orale poi è stata associata direttamente a un livello più basso di acido beta-idrossoglucuronato, DHBA. Questo cosa vuol dire? Vuol dire quindi chetosi più bassa. Perché in questo caso abbiamo un corpo chetonico. E più basso cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che l'LPS orale non permette lo sviluppo della chetosi stessa. Allora, quando qui abbiamo introdotto invece l'endovena, in questo caso sempre l'LPS, vedete quindi la quasi totale assenza di differenze. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il meccanismo orale ed endovena è sicuramente un meccanismo diverso. Dopodiché abbiamo osservato anche quindi gli anticorpi GA anti-LPS nel plasma. Si tratta quindi di qualcosa di molto specifico che riguarda proprio l'LPS. Ancora una volta, l'LPS orale, lo vedete, non si sono ripercossi direttamente su questi numeri. Il livello è un po' più basso, ma non è significativamente più basso. Bisogna anche ricordarsi invece che l'LPS endovena, vedete, ha avuto questo impatto sugli anticorpi GA. L'immunoglobulina A in effetti non è coinvolta nel percorso del caso di infiammazione. Quindi l'immunoglobulina M e l'immunoglobulina G invece sono più coinvolte nell'infiammazione. È possibile vedere qui di nuovo l'IgM. Allora, vedete, c'è un aumento quando l'LPS è somministrato oralmente. Cosa significa questo? Significa che l'LPS orale va a scatenare la risposta dell'immunoglobulina. Per quanto riguarda l'LPS invece nell'endovena, vedete che qui c'è un abbassamento del livello di IgM. Questo significa che la stessa IgM si lega con l'LPS e la sporta. Ancora una volta l'IgG, come vedete, è un pochino più bassa a livello di LPS orale. È però vero che quando invece passiamo all'endovena, vedete che l'aumento è significativo. Tutto questo significa che abbiamo allora una sorta di uno sviluppo della risposta dell'immunoglobulina secondo me. E penso che sia veramente molto importante, perché in effetti alcuni anni fa si pensava che i lipopolisaccaridi non fossero in grado di indurre l'immunità. E quindi erano solamente appunto delle immunità generate da altri eventi. Adesso invece abbiamo delle evidenze che ci dicono che anche i polisaccaridi e i lipopolisaccaridi possono avere questo ruolo e quindi possono fare sviluppare anche l'immunoglobulina da loro memoria. Questo vuol dire che siamo arrivati poi a tutto il discorso dei vaccini sulla base di questo. Allora, il calcio, quando introduciamo l'LPS orale, vedete, non c'è una forte ripercussione. Quando però andiamo a introdurre in vena,
Ecco quindi che succede quello che vedete qui, cioè abbassamento del livello di calcio. Per quanto riguarda l'insulina, vedete che la situazione dell'insulina è immutata con l'LPS orale. Vedete invece una riduzione quando passiamo all'endovena. Per quanto riguarda la resa in latte, la produzione di latte con l'LPS orale, guardate ciò che succede nelle prime due settimane. Un aumento, dopodiché non c'è più l'accavallamento, o meglio, c'è accavallamento, perché non c'è più differenza. Quando invece passiamo all'LPS, appunto, direttamente in vena, ecco ciò che succede, il livello assume questa forma e vedete come l'evoluzione per 4 settimane. Per quanto riguarda invece le patologie, devo dire che il gruppo che è stato trattato qui, con la somministrazione orale, solamente un caso c'è stato, guardate, di mastite. In questo caso nel gruppo di controllo abbiamo quindi visto la presenza di 5 bacche che si sono ammalate. L'LPS orale quindi può essere utilizzato come vaccino. Quando invece iniziamo direttamente l'LPS in vena, succede quando siamo riusciti ad aumentare quindi i casi di dislocazione della pomaso sinistra e anche la ritenzione placentare. Bene, arrivo alla conclusione di questo primo studio, quello dell'LPS orale. Quindi non abbiamo segni clinici di patologie metaboliche durate al primo mese nelle vacche che abbiamo ricevuto somministrazione di LPS solo orale. Però invece più del 50% degli animali si sono invece ammalati, quindi con patologie metaboliche, nel gruppo di controllo. La somministrazione orale dell'LPS non si è ripercosso sulla concentrazione dell'SA, dell'antaglobina, dell'IgA anti-LPS e anche dell'insulina. Al tempo stesso abbiamo constatato una riduzione dell'LDP. Per quanto riguarda l'immunoglobulina che è l'LPS nel plasma, questo livello è risultato più basso, più alto invece il livello di IgM. In questo caso nelle vacche trattate con l'LPS. In questo caso quindi vedete lo scatenamento della risposta immunitaria primaria con l'IgM. Per quanto riguarda poi l'EFA e il nitrossibutirato, questi due punteggi sono risultati più bassi. In questo caso la produzione di latte è molto più bassa nelle prime due settimane post-parto. Per quanto riguarda invece l'LPS endovena, scusate, però non sentiamo più, se non è un problema è veramente molto meglio il microfono fisso, ok, grazie. Perfetto, sì, grazie. Bene, possiamo riprendere veramente. Allora, ancora una volta, nel secondo esperimento abbiamo avuto quindi questo aumento dell'endotossemia associata a maggiore incidenza della pomaso appunto dislocato e a distensione placentare. Allora, ancora una volta nessun effetto sull'SA, sul butire, come dicevo, e anche sull'IgA a livello di concentrazioni. E poi, questo in effetti non l'abbiamo presentato, ne abbiamo parlato, però assolutamente il glucosio, il lattato, ma anche l'IgM, l'LPS, il calcio e l'insulina sono tutti risultati in diminuzione. Per quanto riguarda l'antaglobina nel plasma, l'LDP nel plasma e anche l'IgG anti-LPS, queste tre sono aumentate. Per quanto riguarda la produzione del latte,